Ho il compito oggi di darvi qualche informazione generale sul progetto prima di lasciare la parola ai ragazzi. Io sono Giulia Guidetti, lavoro al Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale. Appunto, ente capofila di questo progetto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Martino in Rio, la Biblioteca Civica, l'Assessorato alla Cultura e il fotografo Fabio Boni. E il progetto ha coinvolto 5 classi di seconda media per un totale di 114 studenti che hanno partecipato a diversi incontri tra dicembre 2014 e aprile 2015. Incontri di due diverse tipologie, quindi un percorso storico-artistico e un percorso creativo. Un percorso storico-artistico significa che i ragazzi hanno incontrato esperti di diversi settori, in particolare architetti e storici dell'arte, con i quali hanno approfondito la storia del loro paese, del paese in cui vivono, cui comunque vanno a scuola, e in particolare si sono concentrati sulla Rocca Estense, che è simbolo del paese, monumento storico e adesso soprattutto anche sede delle istituzioni culturali del paese, quindi museo, biblioteca, oltre che degli uffici comunali. L'obiettivo di noi operatori, soprattutto in questa parte del progetto, era quello di sensibilizzare i ragazzi, di trasmettere loro un senso civico nei confronti del patrimonio della collettività e soprattutto anche dei servizi che frequentano, che sono soliti frequentare, che sono contenuti appunto adesso nella Rocca Estense. A questo percorso storico-artistico è stato affiancato un percorso creativo, nel quale i ragazzi hanno potuto esprimere il proprio punto di vista attraverso un mezzo espressivo che è quello della fotografia digitale. In questo percorso sono stati guidati dal fotografo Fabio Boni. È stato chiesto ai ragazzi di fotografare San Martino in Rio con la massima libertà nella scelta dei luoghi, quindi partire da quello che vedono dalla finestra della propria camera fino alle strade, le campagne, i monumenti. Libertà anche nei mezzi da utilizzare, quindi macchina fotografica oppure lo smartphone che chiaramente tutti i ragazzi hanno. Alcune delle fotografie selezionate come quelle più rappresentative sono diventate delle vere e proprie cartoline che sono tuttora in vendita al bookshop del museo. Al termine del percorso i risultati del lavoro dei ragazzi sono diventati una mostra dal titolo appunto Mi piace, sguardi sovrapposti per San Martino in Rio, una mostra che ha unito tre sguardi differenti mettendo a confronto un nucleo di cartoline storiche appartenenti a un collezionista locale, il signor Gianni Lasagni, senza il quale non sarebbe partito tutto il progetto, le fotografie dei ragazzi e il lavoro personale di Fabio Boni, anch'esso dedicato a San Martino in Rio, però da un punto di vista sociale. Ha fotografato infatti tutti i ragazzi della scuola media e ha fotografato alcune delle famiglie. La mostra quindi un percorso tra passato e presente, gli sguardi dei fotografi di ieri a confronto con gli sguardi dei giovani fotografi di oggi e l'utilizzo di alcune parole chiave, memoria verso la storia del paese, verso il passato, identità verso quei monumenti in cui i sanmartinesi di ieri e di oggi si riconoscono, che sono poi la Rocca Estense e la Torre Civica, che sono anche i soggetti più frequenti sia nelle cartoline storiche sia poi nelle fotografie dei ragazzi. Ed infine cambiamenti che si vedono nel tessuto sociale soprattutto, ma anche nella struttura urbana e nel paesaggio rurale di San Martino in Rio. Il coinvolgimento dei ragazzi è continuato anche durante l'inaugurazione della mostra, come faranno oggi, infatti hanno presentato i risultati e la propria esperienza raccontando quello che è stato appunto la propria esperienza e le loro impressioni. Si sono inoltre cimentati come sorveglianti all'interno delle sale espositive della mostra e hanno organizzato il banchetto per la vendita delle proprie cartoline, quindi una partecipazione attiva a 360 gradi. Lascio quindi la parola ai ragazzi nell'ordine: Sabrina Caselli, Armando Di Porto, Jennifer Govi, Fabio Perricone e Vittoria Staniscia. L'anno scorso noi ragazzi di terza media abbiamo aderito ad un progetto fotografico. Prevedeva degli incontri nella nostra scuola o nella nostra rocca. Quelli nella nostra scuola parlavano delle fotografie fatte da noi ragazzi e gli altri della storia del nostro paesino San Martino in Rio. Il fotografo che ci ha accompagnato in questo progetto si chiama Fabio Boni e ha anche voluto con noi realizzare un progetto personale dal titolo La scuola, la famiglia, fotografando noi studenti della scuola e alcune famiglie. Per questo progetto è stato allestito un vero e proprio set fotografico in un'aula della nostra scuola. Nel mese di febbraio ci siamo recati in Sala d'Aragona per assistere all'incontro previsto dal progetto storico-fotografico con l'architetto Mauro Severi. Mauro Severi è un illustre architetto che nasce a Trignano ma vive a San Martino in Rio ed è quindi un nostro compaesano.
tiene molto alla nostra cittadina e con le sue opere di restauro ha contribuito a far sì che la Rocca resti un monumento importante per la città di San Martino in Rio. Egli infatti ci ha illustrato tutto il percorso di restauro dagli anni 80 fino ad oggi. Ci ha inoltre parlato anche della biblioteca, della quale tutti noi oggi usufruiamo e frequentiamo. E, da parte mia ho notato che Mauro Severi ha avuto molto piacere nell'illustrarci il percorso di restauro, in quanto ha voluto trasmetterci la vera importanza dell'avere un monumento storico-culturale nella nostra città della quale possiamo usufruire. E ho capito anche che questo progetto ha messo in evidenza alcuni aspetti nascosti di San Martino in Rio che senza una particolare attenzione risultano invisibili. A febbraio abbiamo incontrato Alicia Galimberti, con la quale abbiamo analizzato gli affreschi della Rocca. Ci siamo soffermati sulla Sala del Teatro e la Sala delle Aquile, le quali sono decorate da imprese eroiche che ricordano le virtù degli Este di San Martino. Nelle stanze della biblioteca invece sono visibili ancora oggi parecchi stucchi, cammini in scagliola e decorazioni grottesche. Durante la visita Alicia Galimberti ci ha fatto notare alcune caratteristiche dalle quali si può dedurre la storia della Rocca e ci ha fatto capire che dobbiamo guardare più spesso le ricchezze che ci circondano. Durante l'incontro con l'architetto Monica Zanfi ci sono stati illustrati i cambiamenti architettonici della città di San Martino dal Medioevo e i possibili cambiamenti futuri. Durante l'incontro ci è stato anche spiegato che un tempo la città di San Martino era più importante di quella di Correggio, come rappresentato in alcune cartine medievali. L'incontro ci è stato utile per capire quanti cambiamenti ha subito la nostra città dal Medioevo a oggi e i possibili cambiamenti futuri. L'ultimo incontro del progetto storico fotografico è stato quello con Emanuela Pomelli, un'educatrice in campo storico-artistico che da diversi anni collabora con il Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio. Questo non è stato un incontro come gli altri in cui abbiamo ascoltato quello che l'esperto ci diceva, ma abbiamo partecipato attivamente. Per prima cosa abbiamo osservato la Rocca e i cambiamenti che sono stati fatti durante il corso degli anni e abbiamo poi calcolato il costo di restauro di alcune parti del castello e osservato i monumenti che circondano il parco. Abbiamo notato che alcuni ragazzi si divertono a scrivere sulle sculture e l'esame di questi atti vandalici ci ha fatto capire l'importanza della conservazione dei beni culturali. Gli incontri hanno portato alla realizzazione della mostra in cui erano esposte le foto scattate da noi ragazzi, ma anche quelle realizzate dal fotografo Fabio Boni, che ritraggono noi e le nostre famiglie. Ci tengo a ringraziare, non l'ho fatto prima, il fotografo Fabio Boni che è qui in sala. Vedete l'allestimento delle sue fotografie. Sapendo che c'è.